questa opportunità io ricordo un saluto cordiale a tutti e un augurio sincero a tutti i collaboratori di Criaco, ma se mi permettete vorrei iniziare questo mio breve saluto con una parola che rivolgo con grande affetto e grande stima al professore Clark, col quale abbiamo rapporti di conoscenza e di stima e mi permetto anche di dire anche di amicizia, se lui mi consente da molto tempo. E devo dire che le cose che lui ha detto anche poco fa sono per me, credo per tutti noi, trentini molto, molto importanti, ci aiutano a avere una visione, ad aprire degli orizzonti. Lui appartiene a quella schiera di persone che hanno scelto Trento e il Trentino. In una fase molto importante, credo, della nostra vita collettiva, nella quale Trento e il Trentino sono andati a ricercare persone che avessero la voglia di scommettere su un futuro condiviso con Trento e il Trentino. E abbiamo avuto la fortuna di trovare tante di queste persone. Ludwig è sicuramente una delle più stimate e conosciute. È un po' come mi veniva da pensare oggi mentre riflettevo su questi due o tre appunti. È un po' come nel Rinascimento, quando la competizione fra le città si faceva anche andando a cercare l'artista di cultura che accettasse di venire a fare qualche cosa di importante in quelle città. Beh, anche adesso c'è una fase di grande competizione tra i territori, ovviamente tra i sistemi territoriali, non più solo tra le nazioni, fra i sistemi territoriali. E questa competizione avviene con molte scelte, ma avviene anche attraverso la capacità di attirare, di rendersi appetibili a persone che decidono di venire a fare delle cose belle e buone in questo territorio, oltre che naturalmente attraverso la capacità che giovani, ricercatori, studiosi, studenti decidono di venire in questi territori a fare delle cose importanti per la loro vita, per la loro formazione e insieme anche per il territorio. Ecco, devo dire che il Trentino ha voluto, ha scelto, ha fortemente voluto questa cosa e io penso che sia molto importante, secondo quello che è accaduto, le cose delle quali prima ci ha parlato, e questo fatto di aver trovato delle persone disponibili non solo a collaborare, ma a venire qui, a mettere anche la propria vita in parte, la propria vita personale, familiare, qui, di fatto. Questo fatto è stato di straordinaria importanza per il sistema dell'alta formazione della ricerca, dell'università, per i centri di ricerca e per tutto quel sistema che ormai si sta facendo strada e che lega università, ricerca, innovazione, produzione, cultura, innovazione anche sociale, solo tecnologica, come giustamente tu prima ricordavi. Ecco, dunque il Trentino ha, credo, dato molto a questa prospettiva, ma ha ricevuto sicuramente molto di più. Non mi riferisco solo al corretto bilancio in termini finanziari, che l'altra da nota persona attenta a questi aspetti ci ha fatto, che sono più cose importanti ed è giusto anche dirle di fronte all'opinione pubblica che diversamente potrebbe anche essere sollecitata a pensare che gli investimenti in ricerca sono soldi buttati via. Non è vero, non è così da nessun punto di vista, neanche dal punto di vista economico va ben vedere, ma non mi riferisco solo a questo, perché il Trentino ha ricevuto molto sotto altri profili, sono quelli appunto della visione, dell'essere dentro una rete globale, sotto il profilo degli stimoli, sotto il profilo anche di persone che attraverso l'esperienza in Criaco si sono formate e sono oggi alla guida di importanti realtà. Abbiamo qui
zona, per Alessandro Zona, che è qui davanti a noi, insieme con lui tante altre persone che hanno avuto un'esperienza formativa dentro la realtà di Cristo e adesso portano questo stimolo in via operativa che dove sono impegnati. Abbiamo ricevuto anche uno stimolo a quello che possiamo definire un po' un maggiore orientamento al business, diciamo così, o comunque all'azione che è tipico della cultura che rappresenta, forse la nostra percezione della formazione della ricerca è un po' meno attenta, culturalmente noi italiani siamo un po' meno attenti a questo aspetto, ma invece noi dobbiamo imparare che bisogna tenere anche fortemente in considerazione che c'è la necessità che poi la formazione e la ricerca vivano in simbiosi con il mondo della realtà, con il servizio, con il mondo della vita reale, dunque ci sia una reciproca capacità di dialogo tra questi aspetti della nostra vita. Dunque tutte queste cose abbiamo ricevuto in cambio di un investimento e anche della scommessa che il Trentino, il sistema Trentino ha fatto. E per questo dobbiamo dire, io ho sentito l'istituzionale in questo momento, mi sento di dirlo in base al percorso comune che abbiamo fatto in questi anni, e con Trentino devo dire grazie al professor Tratta e a tutte le persone che hanno lavorato in lavoro. C'è una visione dietro, che è una visione del Trentino, ed è una visione che si esprime soprattutto su un versante che sempre continua il diritto strategico, cioè il versante, diciamo così, dell'utilizzo delle reti, delle nuove tecnologie di comunicazione per processi di innovazione della società. Giustamente prima ricordare il fatto che non è solo la tecnologia. La tecnologia è quasi un pretesto in questo senso, naturalmente, per cambiare il nostro modo di vivere, per vivere meglio, per avere rapporti sociali più qualificati, per avere un migliore rapporto con l'ambiente, per avere migliori forme di equità, eccetera, eccetera. Ecco, a me pare che tutto il progetto che Trentino ha anche messo in campo sulla banda larga, e che mi auguro, insomma, vada avanti fino in fondo come pensato, in fondo è questo, è un pretesto, questi fili che voi mettete, sono dei pretesti. Sono dei pretesti, dei puri pretesti per cambiare il nostro modo di essere, il nostro modo di essere un territorio policentrico, ma per questo non vuol dire fuori dai circuiti, per essere un territorio nel quale i diritti di cittadinanza sono reali proprio attraverso queste forme nuove di comunicazione, ed è un pretesto per innovare fortemente sia nell'ambito privato che nell'ambito pubblico. Ecco, in questo senso io penso che Create sia stato e sia punto molto importante, è un'occasione per riqualificare, vorrei dire rivoluzionare i servizi, l'economia, una cultura digitale che deve spingersi appunto in tutto questo. Io mi auguro che il Trentino, che adesso sta riflettendo sul suo futuro attraverso il libero dibattito democratico che attiene al rinnovo dei propri organi, mi auguro che al di là dei colori politici rimanda anche per il futuro su questo solco che non è nato negli ultimi 10 anni, ma è nato negli anni 60, ed è il solco dei grandi investimenti in cultura, in formazione e in ricerca. Sono certo che sarà così anche per effetto dell'azione di formazione anche dell'opinione pubblica, che esperienze importanti come CRIEM hanno avuto, e anche di formazione della classe politica, ovviamente. Io primo in questo senso, perché all'inizio di questa mia avventura precedente certamente non avevo questo tipo di approccio alle tematiche, l'ho imparato frequentando persone come te, persone che hanno alimentato e animato il sistema della ricerca del Trentino di questi anni. Sentivo parlare prima di internet del futuro. Ecco, io penso che senz'altro questo porta da un bel po' di anni è in realtà il filo conduttore della visione che anima tante realtà che operano. Riuscire a capitalizzare i grandi investimenti fatti negli anni 60 e poi su
questo terreno per diventare riconoscibili e interlocutori a livello europeo e internazionale su questo fronte dell'interlocutore, cercando di implementare non solo le competenze appunto tecnologiche, ma soprattutto le competenze di contenuto che possono interagire con questa nuova visione di Youtube. Questa mi pare che sia la visione da perseguire, che sono certo che qui nelle sue evoluzioni che i responsabili decideranno per il prossimo futuro potrà dare un contributo importante. Vorrei terminare di nuovo ringraziando tutti, ma anche con una parola connessa alla mia attuale, diciamo, attività. Ahimè, preferirei parlare di quella precedente, però anche nella mia attuale attività di membro del Parlamento devo dire che questi discorsi sono importanti per il nostro Paese. Insomma, io sento spesso, tra l'altro, mi fa piacere dirlo, nei miei colloqui, nelle mie attività, sento spesso veramente parlare del Trentino come di un esempio da questo punto di vista, questo mi riempie di orgoglio e di gioia, ma noto anche che veramente si parla del Trentino in questi termini perché si avverte la necessità per l'intero nostro paese di avere una visione. Voi avete sentito parlare spesso in questi giorni di decadenza di un senatore in quel caso, ma c'è una decadenza del paese che è quella che preoccupa veramente, la decadenza dei sistemi informativi, la decadenza dei sistemi della ricerca, di sistemi dell'alta forma, forse la decadenza anche di una voglia di fare. Ecco, bisogna invertire questa tendenza. Internet, che è un po' il battito cardiaco, come dicevi prima, se andassimo a misurare il battito cardiaco del nostro paese in questo momento avremmo delle sorprese non positive. Dunque, io vorrei cogliere anche, essendo membro del Parlamento, del Parlamento doloroso, questa festa con 10 anni di prima, come un segno di fiducia e di speranza per tutto il nostro paese. Siamo in una metamorfosi, la crisi non è solo televisione, è una metamorfosi, nulla sarà più come prima. Una cosa è certa, che se non si ha visione, se non si scommette sul futuro, non si va da nessuna parte. Quindi penso che l'esperienza di Criete, nel contesto dell'esperienza del sistema trentino, possa essere vista da noi e deve essere vista da noi anche come un contributo, uno stimolo alla ripresa in questo senso, alla lotta alla decadenza in questo senso per tutto il nostro paese. Tanti auguri per il nostro futuro.